Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale Passione Motori. Abbiamo qua Luca con una macchina proprio da 2 lire. La staccata di... Sì, esatto, perché io ho detto sai cosa mi sono cagato sotto più che altro? Che problema ha questo adesivo? Non è storto. L'ho montato ieri sera al buio alle 8 di sera dopo il lavoro mentre pioveva praticamente. Allora, facciamo così, chiediamo ai ragazzi, a voi sembra storto? Sì. Verso destra. Un mese di attesa. Ma non si vede tanto, dai. Te l'ha fatta a mano, è venuta dalla Germania fatta a mano. Sì. No, dal Giappone. Dal Giappone. C'è l'adesivo del Nürburgring dal Giappone. Non lo so perché è fatto in Giappone. Targhettina 4. Riprendiamo le gomme invernali di Simo, che sono le gomme di un carro armato. Guardate qua che roba. Allora, cosa apriamo per primo? La cosa più importante, il baule. No, scherzo. Beh, è sporca, fa schifo. Ma no, dai. Madò, che profumo, sempre di caramella, come l'altra volta. Ma perché sa di caramella la tua macchina? In Audi mettono il profumo di caramella. L'unica cosa bella di sta macchina è questa, vieni qua a riprendere. Beh, aspetta, l'unica. Aspetta che arrivo. L'accende. Che figata, sì. E va a fondo scala. Tanta roba. Basta. Questo è tutto. Ecco perché ho comprato un S1. Esatto. Perché come buttare via dei soldi, però vabbè, fa niente. Bellino anche il volante. Però tu volevi quello piatto sotto. Io lo volevo tagliato. Ma si può cambiare adesso? Certo. Ecco, basta per i soldi. 800 euro. 800. E vabbè. Dai, facci sentire 2 sgasate. Non è male. Bisogna farlo tutto dritto. Bombardone. Tipo. Luca, ma te cos'è che il tuo scarico com'è? Catalizzatore c'è? Sì, ma è piccolissimo, tipo sarà così. 2 celle. Sì, esatto. Poi si sedili, cioè tu guarda la profondità che... Facciamolo sto 0 a 100 dell'S1. Ci sono tutti che stanno aspettando sul canale. Saliamo. C'è il calore che sale dal motore, non so se lo vedi, sì, che si fa... Vede. Eccolo, sì, si vede. Dire che... Questa qua per salire è un po' più comoda della Lotus. Filino. No, da qua non so se arrivi a 100, ci arrivi. Sì, minchia. Vabbè, vai. Aspetta. Forse è conveniente che lo tengo così. Vai. Porca puttana. 100. Ok, perfetto. Oh, ma in partenza comunque il 4x4 fa paura, eh. Oh, sì, tiene. Cioè, diciamo che spinge. No, che ti spinge tanto, cioè non perde niente in partenza. Cioè, stavo volando dietro con tutta la casa. Sì, speriamo di aver ripreso bene perché io non vedevo nulla da là. Sì, però il turbo si sente, eh. 150, 160. Per adesso magari rallentiamo. 120 mi sembra abbastanza. Tra l'altro è ancora umido, ma mi sa che qua non ha ancora battuto il sole, guarda. Adesso dobbiamo cercare dei giocatori. Tutti come dei cazzo di criminali. Oh, prima seconda comunque è violento, eh. Niente male, è stato un bel giro divertente. 2000 turbo benzina si fa valere. E poi sai che io amo i turbo, quindi. Oh!
ho preso una sassata violentissima sul culo. Oddio. Qua va? L'ho fatta anch'io. Mi uscirà il livido. Mi è arrivato un sasso gigantesco qua. Oh mio Dio. Beh dai, un po' di terra, niente di che. Poi tanto sai come sono quelle del gruppo VAG, c'hanno la vernice indistruttibile. Grazie. Guarda qua, guarda qua per terra. Sì, è per quello che ti dico, stai attento. Figa, ti è arrivato, c'è un filo d'erba di qui. Ah, pa, 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 pa. Minchia, era bello però. Ecco, un po' sporca la macchina dopo. Adesso andiamo a lavarla. Direi che forse conviene. Però se uno ha la Lotus la deve sfruttare in questo modo. No, giusto? Non proprio in questo modo. Però ogni tanto ci può stare. Ogni tanto... Una volta nella vita bisogna fare una cagata. Ecco, l'abbiamo fatta, fantastico. Bene, stiamo tornando da Sassello, giusto? Qua abbiamo veramente un bel paesaggio. E ringraziamo il meteo che è stato clemente anche questa volta con noi. Siamo stati già fortunati sul Moncenisio. Se non avete visto il video, basta che guardate il video Drive Your Passion numero 1 sul canale. Questo non è un vero e proprio Drive Your Passion, è più un ritrovo tra di noi per decidere anche poi dove andare la prossima volta. Comunque dai, già ci sta. Qua che bello, qua passi proprio in mezzo. C'è un po' di casino, dai. Qua è proprio bello. Sentila. Non vedo l'ora di testare il tuo camino stasera. Sì, sì, stasera serata. Caminetto, poi facciamo una bella partita col simulatore, lo faremo vedere anche ai ragazzi che ci seguono. Dritto libero, dobbiamo assolutamente far risentire proprio il momento in cui esatto, quando dà il senso simile al VTEC. Eccolo! È lui, ma quanto è bello! Oddio, è fantastico! La macchina fuori esternamente è bella, però quando ci stai dentro è un'altra cosa. Il fatto è che sul mio canale ci sono tantissimi ragazzi che preferiscono magari le moto e c'è qualcuno invece che preferisce le auto. Sì. Esatto. Io sinceramente non so da che parte stare perché... Gli altri dietro per il momento non ci sono. Zero centriamo tempo. Oddio. Lo rifacciamo poi. Senti l'odore di gomma che hanno bruciato un sacco. È vero che puzza. Che mi chiedesse poi come mai non sono qui con la mia. La mia è a casa appunto di Luca. Però siccome non ho ancora le gomme invernali, non era una buona idea venire qua su. Io come stacca il Sandero. Oh. Metà del lavoro, volumetrico poi è una sinfonia. Questo è il pezzo bello di prima. Camper a cannone. Oh, il camper a cannone. Sembrano altissime. Vediamo la reaction della gente che vede la macchina. Eccola. Eccoli che si girano tutti.
Vediamo questi che cosa guardano. Oh, tutti, tutti. Vai, vai, fai una scasata, vediamo se si gira questo. Niente, niente. È impegnato a vedere il fiume. Il più importante. Adesso stiamo cercando l'autolavaggio. Sì, direi di sì, che ne abbiamo bisogno. Ne ho bisogno. Tutti brutto. Siamo in superstrada con ci vediamo. Vai. L'hanno chiuso fuori. Vai Teo, facci vedere la zarrata della giornata. Che figata. Tanta roba però. 3 del mattino. Abbiamo appena spento il simulatore. Abbiamo giocato finora. Io sono arrivato secondo. Ovviamente è arrivato primo lui, perché lui grazie al cazzo caminetto, tanta roba, caldissimo. Senti che caldo che fa ancora. Oh. Adesso riprendiamo Teo. La coppia. Ci siamo appena svegliati. Volevo riprendere le macchine fuori. E le abbiamo rubato. No. Da riprendere le macchine fuori e hanno rubato la macchina di Teo. 595 base di Simo, Audi S1, 595 turismo mia. Io devo cercare di capire da dove entra. Dai, vedi. Non vedo. Spunta la testa. Questo è l'unico modo per farlo mettere con una Lotus.